Buongiorno signori, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, è tempo di finali NBA, siamo quasi giunti all'epilogo di una stagione lunghissima, interminabile, molto bella, soprattutto nei playoff, che quest'anno sono stati totalmente indecifrabili, tanto che la finale sarà tra Denver Nuggets e Miami Heat, una finale che credo nessuno abbia pronosticato, nemmeno all'inizio di questi playoff. Direi di fare due paroline, sarò molto veloce, molto schietto, cercherò di dire magari qualcosa che altri non hanno già detto e in attesa dell'inizio di questa serie di finale che probabilmente seguirò live su Twitch, quindi vi aspetto nel caso lì. Ragazzi, sigla! Ed eccoci qua finalmente a parlare di finali NBA, probabilmente le maggiormente impronosticabili, forse anche all'inizio di questi playoff. Io non credo ci sia qualcuno al mondo che abbia pronosticato Denver-Miami come finale NBA, e se ci fosse scrivetelo nei commenti con le prove, però, con le prove, perché altrimenti non ci credo. Possiamo partire dal primo punto, che se volete è anche un'ovvietà, ovvero che Denver è la favorita e i Miami Heat sono gli underdog. Penso si possa essere tutti abbastanza d'accordo a riguardo. Però questo è anche il motivo principale che rende i Miami Heat estremamente pericolosi all'interno di una serie. Non hanno nulla da perdere e quando è stato così, almeno in questi playoff, hanno sempre vinto. Quando invece si sono trovati sopra 3-0 contro Boston e sono magicamente divenuti i favoriti, hanno perso quel qualcosa che è insito nella loro vene, nella loro cultura, se dovessimo usare un termine molto caro a chi segue i Miami Heat. E per capire molte delle ragioni per cui questi Miami Heat, nonostante la carenza di talento puro, se volessimo metterla giù in questi termini, le ragioni per cui questi Miami Heat sono arrivati per due volte alle Finals negli ultimi 4 anni, sfiorando la terza per una tripla di Butler nei passati playoff, c'è un ottimo libro che lo spiega, e faccio un po' di pubblicità al buon Davide Piasentini, mio compaesano, giornalista della Gazzetta, nonché ottimo, ottimo scrittore dal mio punto di vista, che è The Culture, che è la storia dei Miami Heat, ed è una storia, quella sulla cultura dei Miami Heat, che nasce circa 30 anni fa, o poco più, e ha un nome e un cognome, Pat Riley. Questa cultura si fonda sul duro lavoro, sul fatto che tutti sono uguali indipendentemente dallo status, sul fatto che se non ti fai il culo e se non remi a favore del branco, non puoi far parte di questa organizzazione. Lo stiamo vedendo con giocatori ritenuti bolliti come Kyle Lowry e Kevin Love, che stanno avendo la loro importanza sia dentro che soprattutto fuori dal campo, come nel caso di Kevin Love, che nella serie contro Boston è stato a un certo punto relegato in panchina perché ritenuto poco utile, diciamo, all'interno di quella serie, e non ha battuto ciglio, anzi Duncan Robinson ha elogiato il compagno di squadra proprio per aver in qualche modo cambiato e essere entrato prepotentemente proprio all'interno dello spogliatoio dei Miami Heat come personalità e come trade union, come collante di un gruppo che era già comunque granitico. Ogni inserimento viene quindi ponderato e non c'entra un cacchio che tu sia una scelta alta al draft o che tu sia uno che viene dal nulla o un undrafted. Alla fine nei Miami Heat tutti hanno la loro possibilità. L'abbiamo visto negli anni scorsi proprio con Duncan Robinson, l'abbiamo visto ancora in passato con Udonis Haslem, che guarda caso è proprio l'emblema della cultura dei Miami Heat, un giocatore venuto dal nulla che si è fatto veramente il culo per emergere e diventare una pedina di squadre da titolo e che parteciperà, tra virgolette, alla settima finale NBA della sua carriera, l'unico probabilmente insieme a Tim Duncan ad essere entrato all'interno delle finali NBA in 3 decadi diverse della NBA stessa. Duncan è riuscito a vincere in 3 decadi diverse, lui potrebbe riuscirci se i Miami Heat dovessero vincere queste finali. Si torna magicamente al 1999, i Denver Nuggets sono la squadra favorita, esattamente come lo erano i San Antonio Spurs del 1999,
sono la testa di serie numero 1 a Ovest, come quegli Spurs sono la prima apparizione alle finali NBA della storia della franchigia, come quei San Antonio Spurs, hanno la possibilità, avendo un'età anagrafica di un certo tipo e un giocatore come Jokic, di poter costruire una dinastia partendo da queste finali NBA, come i San Antonio Spurs di quell'epoca, e contro c'erano all'epoca i Knicks, testa di serie numero 8, la squadra più rognosa di tutti gli anni 90, adesso ci sono i Miami Heat 2023, che sono la squadra più rognosa di tutti gli anni 2020, mettiamola così, cioè una squadra che dai sempre per spacciata, perché magari fa delle regular season tra alti e bassi, non ha questo talento incredibile, non ha giocatori che vanno sopra le righe, ma che alla fine è sempre lì a rompere le scatole. Come finì la finale del 1999? 4-1 per San Antonio, e udite udite, mi espongo per le finali 2023, secondo me il risultato potrebbe essere lo stesso. E non è un caso che in un'intervista di oggi Mike Malone abbia detto che Nikola Jokic è il suo Tim Duncan. Quindi qua abbiamo unito tutti i puntini. Occhio però, perché nel 99 le finali finirono sì 4-1, perché San Antonio era più forte, presa singolarmente, giocatore per giocatore, ma soprattutto aveva una voglia di titolo, quei San Antonio Spurs avevano una voglia di titolo che rivedo molto in questi Denver Nuggets. I Denver Nuggets non mi danno l'impressione di essere una squadra che entri in campo spocchiosa e sicura di aver già vinto perché superiore, e potrebbe essere il più grande errore che una squadra può commettere giocando contro questi attuali Miami Heat. È stata una serie molto più dura di quello che nel 99 disse quel 4-1, perché ci furono un paio di partite molto sudate da parte dei San Antonio Spurs. E credo, e qua mio pronostico, che 4-1 Denver Nuggets in questa stagione possa essere il risultato finale. Poi mi sono esposto, ovviamente in caso contrario mi prenderò i miei insulti. Detto questo, il primo punto è esaurito. Proviamo poi a parlare di un aspetto tattico, che è stato uno degli aspetti che ha condotto i Miami Heat fino alle finali NBA, che è la difesa a zona di Eric Spoelstra. La zona degli Heat è stato uno dei segreti, forse il segreto di Pulcinella delle serie precedenti contro, che hanno disputato contro squadre più forti sulla carta, specialmente Milwaukee e Boston. Eric Spoelstra non è nuovo a questo genere di scelta, cioè alla zona, e l'avevo preannunciato anche nella preview della sfida tra Boston e Miami. Zona più far gestire palla, soprattutto con la mano sinistra, andando a sinistra Jaylen Brown, sono state le due chiavi del successo in gara 7, ma generalmente all'interno di tutta la serie con Boston. La zona degli Heat, come detto, è stato uno dei segreti. Il problema è che Denver ha probabilmente il miglior giocatore del pianeta contro la difesa zona che possa mai esistere, che è Nikola Jokic, e ha un altro giocatore che si muove benissimo insieme a Jokic senza palla, che è Jamal Murray. E allora, userà o meno la zona Eric Spoelstra? Secondo me Spoelstra è talmente tanto folle, se vogliamo, o comunque ha le idee talmente tanto chiare, che userà la zona quando Jokic non sarà in campo, perché senza Jokic non c'è nessun altro giocatore all'interno del roster dei Denver Nuggets che sia in grado di creare per sé e per i compagni come il serbo. Quando invece ci sarà Jokic, probabilmente ci sarà necessità di difendere a uomo, quindi stiamo allerta, perché secondo me la difesa zona è difficilmente proponibile, così come l'abbiamo vista contro i Boston Celtics, ma mi aspetterei anche delle soluzioni tipo box and one, soprattutto quando Jokic non è in campo e magari ci sarà Murray, e quindi un uomo fisso su Murray e 4 a zona per provare a, diciamo, far ricevere il meno possibile la palla a Jamal Murray e non avere nessun altro che sia in grado di creare a livello di Murray e Jokic. Detto questo, ribadisco il concetto: Jokic giocherà 40 minuti di media all'interno di questa serie, e difendere a zona contro di lui non credo sia una soluzione applicabile nel medio-lungo periodo. Puoi provarla
ma tendenzialmente non è la soluzione ideale contro un giocatore come Jokic. Per il resto dobbiamo solamente vedere quale sarà l'approccio dei Miami Heat e l'approccio offensivo dei Denver Nuggets, anche perché teniamo presente che in regular season le due squadre si sono affrontate per due volte, una a dicembre e una a febbraio, e gli scarti sono comunque stati minimi, perché a dicembre 5 punti e a febbraio 4. I precedenti ci dicono quindi di due sfide vinte dai Denver Nuggets in regular season, due sfide molto simili, arrivate comunque in volata. E anche qui analogie tra le partite tra i San Antonio Spurs e i Knicks di quegli anni, ce ne sono. Arriviamo all'ultimo punto, che è la domanda delle domande, anche perché non credo che abbia una risposta, ovvero come si ferma Nikola Jokic. Risposta netta quanto scontata: non si ferma. Nikola Jokic in questo momento è un giocatore che non è fermabile, perché ha dimostrato di poter andare a 30 di media, ma ha altrettanto dimostrato che se provi a raddoppiarlo, lui l'uomo te lo trova sempre e comunque. La realtà è che non si può in una serie del genere pensare a accoppiamenti, uno contro uno, a match-up, a cose di questo tipo. La realtà è che se Miami vuole avere una chance di vincere il titolo contro questi Denver Nuggets, tutti devono difendere alla grande. Deve essere una difesa di squadra di altissimo livello e estremamente aggressiva, perché lui i punti li metterà, lui è in grado di mettere in ritmo i tiratori. Quello che deve riuscire a fare la difesa dei Miami Heat è impedire tassativamente che sia Jamal Murray a mettersi in ritmo. È un giocatore da streak clamorosa, è un giocatore che se entra in ritmo poi non esce più, e lo abbiamo visto in tutte le sue apparizioni in post-season della carriera. Per il resto possiamo dire che Adebayo sia un giocatore molto simile per caratteristiche difensive a Anthony Davis, giocatore che Jokic ha già affrontato in questa run playoff e contro cui ha vinto 4-0. Magari meno stoppatore Adebayo, ugualmente versatile, forse un po' più fisico nell'usare il proprio corpo difensivamente rispetto a Anthony Davis, però siamo lì. E credo pertanto che la vera chiave per Miami sia quella di essere aggressivi oltremodo con Martin, Strus, Gabe Vincent, volendo Kyle Lowry, su Jamal Murray, che è il vero ago della bilancia, perché Jokic non lo fermi, ribadisco. Dall'altra parte credo che molte delle fortune, delle chance di titolo dei Miami Heat passino per le percentuali dall'arco dei giocatori insospettabili che hanno portato i Miami Heat fino a qui: i Duncan Robinson, i Max Strus, i Gabe Vincent, soprattutto quel Caleb Martin che ha rischiato di vincere il premio Larry Bird Trophy come miglior giocatore delle finali a Est, l'ha perso per un voto contro Jimmy Butler, e che se dovesse confermarsi ulteriormente come giocatore affidabile anche in palcoscenici di altissimo livello come questi, può essenzialmente essere quella spina nel fianco che, tolto Butler e tolto Tyler Herro, che potrebbe rientrare da gara 3 in poi all'interno di questa serie, è essenziale nelle speranze di Miami. Detto questo, se non dovesse Caleb Martin o Strus o un Jolly pescato così avere una serie di partite di alto livello, la vedo dura che il solo Butler, per cui c'è l'accoppiamento preciso con Aaron Gordon, possa portare Miami al titolo. E il rientro di Tyler Herro va valutato, perché è un giocatore che non gioca da più di un mese, è un giocatore che rientra da una frattura alla mano. E è chiaro che sia un giocatore essenziale, soprattutto in una serie del genere. Ma in che condizioni entra? Questo è il vero fattore X della serie. Non ho altro da aggiungere, ragazzi. Non è che ci siano da fare grandi proclami su chiavi tattiche piuttosto che altro. Le serie di finale molto spesso si vincono perché lo si vuole semplicemente di più, e credo che Denver voglia veramente dimostrare al mondo di quanto siano stati sottovalutati negli ultimi anni e di quanto
la loro superstar sia stata sottovalutata negli ultimi anni. Forse è un concetto che preme di più ai compagni di squadra di Jokic piuttosto che a Jokic stesso, per cui probabilmente non gliene frega veramente un cacchio di sentirsi addosso il riconoscimento mondiale sulla sua forza e potenza e classe. Dall'altra parte c'è una squadra clamorosa, una squadra con la S maiuscola che ha trovato una run playoff praticamente perfetta e in un modo o nell'altro, che vinca Denver o che vinca Miami, diciamo che sarebbe la soddisfazione per due giocatori eterni sottovalutati, nonostante i due volte i due MVP del serbo, ma eterni sottovalutati dall'opinione pubblica generale, soprattutto dalla stampa americana, della storia recente della NBA. Signori, buone finali a tutti, rinnovo l'invito, se mi vedete live o se mi seguite sui canali Telegram, NBA Revival Zone pubblici, sapete se sarò live o meno questa notte per gara 1. Ragazzi, è stato un piacere, buona serata, il Franz.